Buon pomeriggio, bentornati e siamo noi. Lo vedete? Sono qui. Finalmente, scherzo, senza Massimiliano, è un'assenza che si nota, che pesa, e ci chiediamo tutti: dov'è finito Massimiliano? Dov'è Massimiliano? Massimiliano, dove sei? Sono qui, mica ti posso lasciare solo. Anche perché è come se non avessi una gamba o una mano. Se certo, ti naturale, solo. Naturale. No, è così, funziona così. Sono nel giardino interno di TV 2000 con due graditissimi amici. Ve li presento subito, Alfredo Materazzi, che è il presidente del Circolo Bocciofili di Santa Silvia, qui a Roma. E accanto a lui c'è il signor Aldo Calvani, che è il direttore sportivo. Il direttore sportivo, ovviamente, del Circolo Santa Silvia. Siamo qui per giocare a bocce. Proviamo, ci proviamo. Ma che gioco è? Che passione è quella per le bocce? È una passione, diciamo, molto intensa, perché basta provare a giocare a bocce che uno si innamora subito. È un amore a prima vista? Sì, sì, basta provare. Quindi è un gioco che va bene da 6 anni a 100 anni. Quindi possono giocare. Ci rientro anch'io allora. Beh, sicuramente, anch'io. Sicuramente. Difatti noi stiamo puntando molto sui giovani. Abbiamo degli under 12 e under 15 che già fanno le gare. E poi abbiamo dei soci novantenni che giocano a bocce pure loro. Avviamoci verso la postazione. Intanto ho capito che anche Gabriella potrebbe giocare, no? Tutto, pure le femminucce, perché sono molto più brave degli uomini. Ma io contro di lei vincerei facile, Gabriella. No, no. Ma quante volte gioca a bocce in una settimana? Tante, perché noi il circolo per noi è casa nostra. E andiamo lì mattina e pomeriggio. Ma io so che anche quando si è operato al ginocchio, lei la prima cosa che ha chiesto al dottore è stata: quando posso ritornare a giocare a bocce? E se aveva fatto un buon intervento, perché prima non per camminare, no, per giocare a bocce, per colpire le bocce. Esatto, questa era l'unica cosa utile. Se no non lo facevo. Ma qualcuno dice: ma questo è uno sport un po' per pensionati. Beh, questa, intanto camminiamo. Diciamo, è una cosa che bisogna sfatare, perché nel settore bocciofilo ci sono molti giovani che giocano, perché nelle bocce si fanno attraverso la federazione, campionati mondiali, europei, italiani, ci stanno grosse manifestazioni. E a breve andrà pure alle Olimpiadi. Avete capito? Pure alle Olimpiadi. È uno sport che deve ritornare a essere praticato da tutti, perché è uno sport bellissimo. Assolutamente, ma ci si arrabbia durante una partita? Ma ci proviamo? Vogliamo provare? Inizi lei però, No, non mi permette. Facciamo Aldo, al signor Aldo, vada. Il direttore sportivo. La prima boccia a lei, stavo dicendo la prima palla a lei. La prima boccia a lei. Che allora, quando sente che uno è l'apposto. L'accosto. Gabriella impara, l'accosto. Certo. Vuol dire mettere la boccia proprio al pallino. Vicino. Questo è un campo impervio. E poi l'avversario, che tu fai l'avversario. Adesso devo fare l'avversario, Gabriella, io ci provo, Devi mettere la boccia tua. Gabriella, più nota lo stile. Beh, bravissimo. Ottimo, Gabriella, ottimo. Difatti hai preso il punto è tuo. Sono in vantaggio, Gabriella cara. Credo. Sono un campione in tutto. Poi se non ci credi, abbiamo il nostro attrezzo. Questo è l'attrezzo per misurare qual è la boccia più vicina al pallino. Questo, sicuramente. Ma tocca a lei, signor Alfredo, mi prendo io questo qui. Io sono pure dotato. A parte avvantaggiato. Della pezzetta. Perché questa si pulisce, la boccia. E poi vediamo chi vince. I campioni sono campioni, non c'è nulla da fare. Noi intanto continuiamo, Gabriella. Andare diversamente. Io vi confesso una discreta preoccupazione che Massimiliano fosse colto dal colpo della strega. Sembra di no. Allora, aspettando Godot, non Godot, perché non è la stessa cosa, ma il nostro Massimiliano Niccoli, noi stiamo per entrare in una puntata in cui parleremo di passioni, di quelle passioni, di quegli hobby e pure poco, quelle cose che ci nutrono l'anima, che ci fanno restare vivi. Allora, benvenuta Sandra Abbondandolo, oggi mi si... Per ora vi voglio dire soltanto che ha le mani d'oro, ma sul serio lo scopriremo in puntata. Bentornato, era un po' che non tornava a trovarci, Don Donato Agostinelli,
parroco di San Leonardo di Cerreto Guidi, dunque siamo dalle parti Buonasera. Di Firenze, e nel suo caso lo ricordo, insomma, la passione viaggia e come su due ruote. E poi c'è un amico di Siamo Noi, Guglielmo Masci, psicoterapeuta. È insomma amico, perché poi qui abbiamo bisogno di lei costantemente, in primis Massimiliano ed io. Franco Galloni, ben arrivato. Questo signore, così elegante, così compito, ha un'autentica passione per i giochi antichi e ci ha portato veramente dei pezzi magnifici della sua collezione. Siamo un po' intimoriti, abbiamo paura di maneggiarli perché davvero preziosi sono. Allora, dottore, mentre aspettiamo Massimiliano, che secondo me ha fatto troppi sforzi, non è abituato all'attività fisica, quindi ci metterà tantissimo. Allora, i giocattoli antichi, abbiamo detto, le bocce le abbiamo viste, la maglia, poi scopriremo anche la passione del nostro Don Donato. Tutto questo ci fa un gran bene, ma non soltanto al fisico, alla mente, forse le due cose poi insomma sono sempre collegate. Assolutamente sì, anzi la psicologia, la psicanalisi ritiene i giochi fondamentali nello sviluppo e nella crescita dei bambini, ma anche degli adulti. Si chiamano oggetti transizionali. Sono quelle cose su cui noi possiamo passare l'interesse dalla famiglia, dalla mamma, passiamo poi l'interesse su qualcos'altro. E così cominciamo a uscire fuori dalla casa, così cominciamo a entrare nella società esterna. Quindi noi possiamo transire da un nucleo protettivo a un nucleo più aperto, più coraggioso, più di esperienza, e così cresciamo. Quindi, insomma, in sintesi, se noi, travolti dagli impegni, dal lavoro, cominciamo a pensare che sono cose facoltative di cui possiamo fare a meno e ce le togliamo, commettiamo un errore madornale. Madornale. Eccolo, madornale. Ecco, è arrivato. Il dottor Masci ci stava dicendo una cosa interessante, Massimiliano. Hai visto la mia palla? Abbiamo visto quanto ci ha messo ad arrivare, i dolori alla schiena e tutto quanto. No, ci stava dicendo: guai a togliersi passioni e hobby, commettiamo un errore madornale se ci proviamo. Certo, ci permettono di socializzare, ci permettono di entrare in relazione con gli altri, e la vita è fatta di relazioni, quindi rinunciare a questo sarebbe rinunciare alla vita. No, mai rinunciare alla vita. Tu hai scoperto una passione, guarda, mi hai lanciato una sfida, io la raccolgo, ti straccerò a bocce. Ho già vinto. Ne sono a sicura. Tavolino, ti ho visto lì, come ti piegavi, insomma, abbiamo visto tutto. Signor Alfredo ha detto che ho fatto un tiro strepitoso, diciamo così. Mi hanno che convocato cosa in squadra. Ti deve dire, povero? Mi cioè, la gentilezza e la cortesia è una virtù. Se non dovessi farcela io, eccolo lì. Sì, è pronto. Chi mi può sostituire? Simone. Allora, coinvolgiamo chi ci segue da casa. Oggi vi chiediamo di condividere le vostre passioni e i vostri hobby. Anche voi praticate uno sport, magari coltivate l'orto, oppure sareste in grado di giocare a burraco per infinite ore? Beh, se è così, raccontateci la vostra esperienza. Il numero verde è 822 88 96. Lasciateci un messaggio in segreteria, oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it. Lasciateci un commento sulla nostra pagina Facebook, oppure un tweet a @siamonoiTV2000. E seguiteci anche da tablet e cellulare scaricando gratuitamente la nostra applicazione, l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Simone, come sempre, inappuntabile. Hobby e passioni. Ce n'è una che va di moda fra le persone di una certa età. Dove ci conduce la tua pausa non è passata inosservata? Dalla dove ci nostra porta? Caterina Dall'Olio, che di hobby e passioni, eccola, storicamente, eccola, non ne ha. Eccola lì, eccola, la nostra Caterina. Ben ritrovata, Caterina. Buon pomeriggio, Massimiliano. Buon pomeriggio, Gabriella. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori. Io sono nella mia Bologna e sono un po' emozionata perché oggi con me innanzitutto c'è una star, che è Franco Bonini, che è l'Umarell d'Italia, cioè che è una, veramente un ruolo importante proprio per questa figura che adesso andiamo a spiegarvi che cos'è. E poi invece alla mia sinistra ho Danilo Maso Masotti, che non solo ha studiato questa figura dell'Umarell, che qui in Emilia è molto nota, ma in realtà poi è sviluppata anche altrove, ma che poi gli ha non solo spiegato che chi sono, cosa fanno, e addirittura è riuscito a studiare la fenomenologia di questo personaggio. Danilo, innanzitutto, brevemente, chi sono gli Umarell? Allora, in una piccola sintesi, gli Umarell sono gli anziani urbani che troviamo tutti i giorni nei pressi dei cantieri a osservare gli operai al lavoro. Esatto, il cantiere è la principale attrazione degli Umarell, ma in realtà non è l'unica.
No, ce ne sono tantissime, cioè ci sono, cioè, diciamo che la caratteristica principale dell'Umarell è il controllo del territorio, quindi c'è un piccolo territorio da osservare, ci sarà sempre un Umarell e il territorio, insomma, sarà tranquillo, sarà protetto. Per aiutare gli spettatori, noi siamo televisioni e quindi le immagini sono utili. Franco, per noi, per TV 2000, ci fai la posa dell'Umarell? Come è messo l'Umarell? L'Umarell è così. Ecco, che cosa... Che guarda, i pietrini si sono rotti. Oppure vieni su che così la telecamera ti inquadra e poi con le, con le mani rigorosamente dietro la schiena. Falle vedere la TV, aspetta, girati con le mani, no, girati verso la camera. Perfetto, eccole lì, quindi stiamo vedendo, questa è la tipica posa dell'Umarell, perché l'Umarell è concentratissimo a vedere le cose che non vanno. Ecco, l'hai detto benissimo, cioè soprattutto le cose che non vanno, quindi certo. Da opinioni ogni tanto certo. Chieste, ma anche no. Certo, adesso te ne dico una, vai. Proprio dalla via Emilia. Allora, c'era un semaforo, a un certo punto, e il passaggio dei pedoni era di 25 secondi. 25, già che ti sei messo a contare 25 secondi? Sì, vabbè, guarda, c'ho il cronometro. 25 secondi, e che cosa succedeva? Succedeva che chi come me e come lui e come te passavi, ma il disabile come faceva a passare? Il disabile come faceva? Come faceva? Allora io ho detto in comune, ma non siamo mica tutti sani, e il comune ha detto, ah però, Bonini forse ha ragione. E loro sai cosa hanno fatto? Dice perché è sincronizzato con il semaforo di via Caselle, lo sai, eh? Un'altra via allora, importante di Bologna. Sì. Quindi non si può cambiare. Dico, e per poterlo cambiare dobbiamo cambiare posizione. Ah, dico bene. Cambiatela mo. Cambiatela. E l'hanno cambiata. Ecco, questo per dire che l'Umarell ha un valore sociale incredibile, cioè veramente incredibile, cioè non solo dà delle indicazioni, ma è, come diceva Danilo prima, è un controllore del territorio. Sì, fondamentale, cioè dove c'è un Umarell quel territorio funziona, dove non c'è un Umarell insomma è un po' un casino. Ma noi perché siamo qui? Ecco, adesso mi viene in mente che non vi abbiamo detto una cosa importante. Perché siamo qui? Perché qua, che è siamo in un quartiere di Bologna, sorgerà addirittura piazzetta degli Umarells. Umarells perché noi ci abbiamo aggiunto l'S, perché siamo anche un po' anglofoni. Sì, perché comunque durante i miei studi ho scoperto che gli Umarells sono nel mondo, quindi c'era bisogno di una parola globale. E quindi ci abbiamo messo l'S che indica il plurale naturalmente della lingua inglese, e qui sorgerà la piazzetta dedicata a loro, come a dire, cioè non solo sono una figura fondamentale di questa città, un'utilità grossa, tra l'altro lo diciamo proprio Danilo, tu hai dedicato addirittura 2 libri a questa figura. Sì, 2 libri e 12 anni della mia vita a studiarli, sono un po' come i documentaristi del National Geographic, mi sono appostato in questa città, in tutto il mondo, ho avuto molto aiuto dalla rete, le persone mi hanno mandato delle fotografie, io li ho immortalati, li ho studiati e sono diciamo il maggior esperto mondiale di Umarells e ho il monopolio. E mica roba da niente. E tra l'altro Franco, ecco, tu dicevi giustamente, noi do del tuo a Franco perché c'è una ci troviamo bene insieme a Franco, ci stiamo divertendo tanto, però dicevo non solo che cantieri, perché è vero che voi vi occupate di cantieri, ma non solo di cantieri. Non solo, io in particolar modo mi sono occupato del cantiere quando c'è stato il Bobò, chiamiamolo, l'hanno chiamato Bobò. Grandissimo cantiere di Bologna, molto grosso, sulla via Emilia. Però è durato 1 anno e mezzo, 2, ma io il Umarell l'ho fatto dal 2001, quando sono andato in pensione, e allora siccome io sono un bolognese doc direi, però abito a San Lazzaro, e San Lazzaro è diventata, quando c'ero io, 19.000 era un paese, adesso siamo in 32.000, è diventata una città. Io non la chiamo città, la chiamo una cittadina, perché
perché ci conosciamo un po' tutti, e lì hai seguito tante cose, io anche poi, i cartelli stradali, mi dicevi. Certo, anzi quelle sono le prime cose che ho fatto, perché Franco, aspetta che poi dopo ci richiedono la linea, però io vedo dietro di noi che c'è un cantiere. Franco, come la mettiamo lì? Bisogna che andiamo a dare un'occhiata. Che facciamo? Diamo appuntamento agli spettatori e andiamo a dare un'occhiata come è messo sto cantiere. Andiamo a vedere. Allora noi vi aspettiamo qui, piazzetta degli Umarels a Bologna, andiamo con Franco e Danilo a vedere un po' come sono messi sti cantieri. Povero operai, non vorrei essere nel loro panni. Vi aspettiamo qui. No, Caterina, guarda, non ti ho mai visto così a tuo agio. Davvero sono sorpreso. Tra poco torneremo da te. Don Donato, insomma, qui, tutti i cantieri. Tutti i cantieri aperti per noi ciclisti vanno benissimo. Le è mai capitato di vedere uno all'opera? Di loro? No, sì. Anche nella mia parrocchia a Cerreto, appena c'è un cantiere, sono subito lì a controllare. Ci abbiamo Memo che controlla tutti i cantieri. È così. È un passatempo. Massimo, ma perché un cantiere? Perché è la vita. Ragazzi. Come diceva bene il signor Franco, questi interessi fanno parte del nostro collegamento alla realtà. E anche per il bene pubblico, perché controllano che si svolga tutto bene per il bene di tutta la collettività. Un occhio in più, Masci. Non fa mai male. Restare in più, restare attaccati, restare connessi, specialmente i pensionati. Specialmente i pensionati, e questo è un altro aspetto molto molto importante. Quando andrà in pensione diventerai un Umarella, io lo so già. 50-60 anni. Sicuramente. Ti vedo in ottima compagnia. Hai visto che bello? Sono in compagnia del nostro Franco. Hai visto le bambole meravigliose? Franco Galloni ha portato qui la passione di una vita di 40 anni, perché queste qui sono bambole preziosissime. È una collezione che insomma è cresciuta nel tempo, ma come ha avuto origine? Che cosa le ha fatto scattare questa passione? Perché una di passione Franco si tratta. Una bambola in casa che era di mia mamma. Quindi c'è l'affetto dietro. Esatto, quindi cominciando con quella, poi il collezionista non si ferma più, era una bambola particolarmente bella o era l'affetto che aveva sua mamma? No, era l'affetto di averla, aveva il corpo come queste, perché mia mamma era del 7, del 4, 900. Quindi stiamo parlando dei primi del 900. Esatto, e quindi il fatto di ricrearla, rimetterla a posto, e poi stava lì, però gli mancavano degli amici, delle amiche, e ogni tanto una. E lei andava in giro per il mondo ad acquistarle, spaziando... In particolare a Parigi. Parigi, in Francia, con questo pretesto, bellissimo Parigi. Perché c'è ancora il culto del giocattolo e della bambola soprattutto. In tutta Europa, un po' anche la Germania, anche l'Austria. La Germania, brava. Ma ecco, la collezione spazia dai quei primi anni del Novecento, lei va proprio in cerca anche pezzo dell'Ottocento, insomma, poi qual è il periodo che le interessa? La mia collezione va dal 1850 parte. Allora noi ci spostiamo al 1850. Allora, così tu accomodati, lontano dalle bambole perché se le fai cadere. Allora, dicevamo. Ah, così vedo meglio, Bravo. 1840. 1850-1860, queste sono le poupées de mode. Quindi erano le ambasciatrici della moda a Parigi. Quindi i modelli, come dire, si testavano su queste bambole. Brava, in qualche esatto, modo. Queste andavano in giro e chi costruiva su di loro questi abiti li mandava in giro per poi. Che meraviglia, le prime modelle le erano bambole. Brava, bambole esatto. Poi fabbricate a seconda dei periodi storici con esatto. Materiali diversi, esatto. Alcuni molto preziosi. Queste sono in pelle. Addirittura e la testa in pelle. Di biscuit, sì. Quindi la biscuit è una sorta di porcellana, che cos'è? Sì, esatto, è una porcellana molto fine. E anche quelle teste sono in biscuit, però hanno il corpo in legno. Queste invece in pelle. Ecco, ma signor Franco, chi le possedeva delle bambole così, cioè con questi materiali? Visto cioè, così, erano chi le poteva possedere? Di soltanto poche persone. Si poteva permettere di avere soldi e regalarle alle proprie figlie, ma non per farle giocare poi. Venivo messa in vetrina. Anche perché si giocava sotto gli occhi della mamma. Ecco, questo era. Fragilissime. Il desiderio di ogni bambina, però molto fragili e preziose, dicevamo. Poi ci sono dei pezzi. Sì. Pezzi che hanno incantato veramente tutto il pubblico qui, perché riproducono l'arredamento delle case in quell'epoca. Lei dove li va a pescare? Perché la passione si alimenta anche di questi viaggetti, degli incontri con le persone che la dico la verità, in Francia, ecco, questo è perché da lì che c'è un cantiere di tutte queste cose antiche.
Ecco, lì quasi tutto in Francia. Quasi allora, tutto. Io approfitto del fatto che lei oggi è qui con noi e che ha alimentato una certa curiosità anche in tutti noi, ci ha fatto venire anche nostalgia, per dire che ci sono delle occasioni per trovare e incontrare le persone come lei che collezionano, vedere questi, questi giocattoli. C'è un appuntamento, peraltro, molto ravvicinato nella capitale. Ci dica un po' di che si tratta, Franco. C'è un appuntamento a Roma, ed è il primo appuntamento che avviene a Roma, il 28 e 29 di, di ottobre prossimo. Quindi tra pochissimo. Tra pochissimo. E dove si va, a, c'è una borsa scambio delle bambole d'epoca, dal 1850 fino agli anni 60. Quindi che succede? Che noi possiamo portare dei pezzi e scambiarli o c'è la possibilità anche di acquistarli? Anche, si può fare tutto, si può fare di tutto in questa sede. Lei ci sarà? Io ci sarò e invito tutti a venire perché, ripeto, è un avvenimento unico a Roma su questo tema, solo bambole. Ripetiamo l'appuntamento. L'appuntamento, data e luogo. Presso l'hotel Beverly Hills a Largo Benedetto Marcello. Siamo 220, nel centro di Roma. Stiamo al centro di Roma vicino Villa Borghese. Il 28 e 29 ottobre, il 28 il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. E la domenica dalle 9.30 alle 17.30. Nonni, nipoti, bambini, tutti. Genitori, andiamo tutti. Anche tu, Massimiliano. No, io ero affascinato da questa bambola qui, guarda, che vedo che una certa somiglianza... Sono due ore che lo dici. No, ma però... guarda, è uguale. È uguale questa bambola, è vero? È identica. È vero, hanno addirittura dedicato una bambola... Una donna che viene dal passato. Dal passato, no. Sì, chissà, le mie nonne, bisnonne, altre. Comunque è veramente affascinante. Masci, tutto questo ci riporta ad una dimensione fanciullesca. Io l'accompagno, sì, intanto Franco, noi ci sediamo. Anzi, inseguire, continuare a celebrare. Benissimo. Qualcosa che riguarda un pochino un mondo di nostalgia, un mondo antico. Il nostro collezionista giustamente ha ben parlato della mamma che gestiva questi oggetti e quindi è come un pegno d'amore eterno, un tenere in vita forse persone o periodi che non ci sono più. È un pegno d'amore. Che è la cosa d'amore, che è bellissimo. È il valore aggiunto, questo, insomma, quello che rende davvero preziose queste collezioni. Abbondandolo, l'ho voluto dire perché mi devo riscattare. Sì, sì, le scale, Sara, Sandra, lei ha una passione per la maglia e si vede benissimo quello che fa, che insomma, anche qui gli occhi del pubblico. Perché? Com'è iniziata? Gliel'ha trasmessa qualcuno in famiglia? Guardi, approfitto per praticamente rifarmi proprio alle parole che ha detto Masci, veramente un pegno d'amore perché credo che soprattutto magari le donne di una certa età durante l'infanzia, la mamma, la nonna qualcosa hanno trasmesso, quindi anche se quelle persone non ci sono più è un po' tenerle in vita anche tramite... Chi l'ha trasmessa questa lei, cosa? La passione? Mia nonna, la che nonna, non c'è più e come quindi... Come si chiamava la nonna? Nilde. Nonna Nilde. Sì, infatti... E niente, abbiamo messo su questo gruppetto di persone, ci sono un po' tutte le fasce di età, è nata un'idea, insomma, sì, abbiamo pensato di mettere la nostra passione a frutto di un'infanzia che viene un po' dimenticata. Ecco, e però lei, diciamo, adesso lo fa e ha coinvolto più persone, ma sì, sferruzzare, perché vorrei far capire quanto sì, è lontana questa passione, ha detto la nonna, ha iniziato esattamente quando credo 75-76, appena io insomma ero in grado di prendere appunto un uncinetto. Ci ha messo tanto, ma a non diventare sì, che poi brava. È stata una prima fase di quell'età, perché poi si diventa adolescenti e quindi no, questa cosa è retro, non la posso fare, e poi si riprende magari a una certa età. E lo fa più... per gli altri adesso, sentite un sì. Eh sì, perché questo è un percorso che dura da oltre 40 anni, mi pare sì, di aver capito. Sì, sì, sì. Ma la passione a un certo punto si trasforma in qualcosa sì, di più concreto. Perfetto, in che cosa? Assolutamente. Praticamente io a un certo punto abbiamo pensato, mettiamo la nostra passione a frutto di un'infanzia che magari viene un po' trascurata e quindi tramite il volontariato, lì dove lo Stato non riesce tante volte ad arrivare, noi siamo arrivati ad esempio un progettino con la neonatologia di Rieti,
e quindi ormai da più di un anno portiamo sia in inverno che in estate le copertine per rallegrare proprio la... Che bello! Infatti c'è la manina. Il la primo dono alle mamme e ai piccolini. Sì, sia alle mamme che alla neonatologia proprio, perché praticamente loro avevano queste copertine standard da ospedale che non è che siano molto allegre, quindi... Mettiamo i colori! Mettiamo i colori. Per esempio a Natale... A Natale abbiamo fatto lenzuolini, è stato bellissimo vedere quando hanno aperto la tendina e c'erano tutti i genitori, i nonni che hanno fatto questa esclamazione, oh, così si sono trovati davanti ai non per il lenzuolini, nipote, per la copertina. Per la copertina. Questo chissà quanto veramente le riscalda il cuore, cioè sapere che... Sì, veramente sono belle soddisfazioni perché vediamo la gioia negli occhi sia delle mamme e sia del personale, poi pure dell'ospedale e anche i bambini stanno lì buoni, però a prendere il nostro calore. Infatti il gruppo si chiama Carezze di Maglia, proprio perché facciamo una carezza attraverso la maglia. E celebriamo il dono della vita, quindi, con tutta questa allegria e tutto questo. E poi c'è anche un altro progetto che abbiamo messo sempre a disposizione di un'infanzia purtroppo che è veramente ancora più sofferente, perché c'è un progetto di accoglienza di bambini che sono in una situazione di remissione oncologica, che vengono dalla Bielorussia, che hanno subito tutti quanti degli interventi o dei trattamenti, e infatti il giorno prima della loro partenza gli abbiamo donato dei kit di cappellino e sciarpetta, in modo che portano nel loro paese un po' di noi. Splendida, tramite commovente. Poi un'altra associazione che è il Gomitolo Rosa, tutte insomma, diciamo, un po' si fa rete, si partecipa. E a lei brillano gli occhi mentre ce lo racconta, sì, ci fa capire quanto veramente... È stato emozionante perché i bambini, come può vedere, qualcuno piangeva perché erano pure in partenza quasi, e quindi è stato veramente emozionante, più piccoli, più grandi, abbiamo fatto questa cosa, siamo un gruppo di persone che, infatti io sono forse, io la ringrazio per i complimenti, ma forse sono la meno brava perché abbiamo però è la passione lei che ci contagia con quello, la quadratura del cerchio, fa una cosa che le piace, che la fa stare bene, la fa per gli altri e ricava ancora più gioia. Poi è ritenuto lo yoga della mente, infatti come diceva Masci è veramente ritenuto, il NIT adesso è ritenuto lo yoga della mente, perché riesce tramite la manualità, knitting, lo sferruzzare con l'uncinetto, il calcolo, l'accoppiamento dei colori, il ragionamento, magari mantiene aiuta, i giovani aiuta, pure. Aiuta anche la mente. Pegno d'amore, dicevamo prima, Don Donato, Masci, e questo è un pegno d'amore doppiamente gratuito, perché qui c'è anche un valore sociale, no? Oltre la voglia. Mi ha fatto venire in mente che la mia mamma sferruzzava nel fatto i calzini con quattro ferri, che l'ho lì come reliquia. Quattro ferri? Sì. Tutto così, chi è esperto penso sa come si fa. Sì, io per non fare... Però l'ho lasciate come proprio la reliquia, il ricordo della mia quindi mamma. Ce li ha quei ferri? Sì, ce lo sì. Che bello, Don Donato. Masci, questa cosa del pegno d'amore mi è piaciuta molto. No, mi è piaciuta perché, come dire, è veramente così, e qui poi c'è un valore sociale con un valore vero. Sì. Quando riusciamo a trasportare dal nostro mondo interno al mondo esterno questo ottimismo, questa potenzialità, questa vitalità, abbiamo fatto il nostro dovere. E quindi il gioco che faccio ogni giorno movimento. Con Gabriella, tutti i giorni non sferruzza, sia chiaro, non sferruzza per me, non sferruzza per me, però i nostri telespettatori sono prontissimi e stanno già ad essere toleranti con sentire. Noi quello direi sì. Non è semplice, però ci provano. Allora sono in tanti a scriverci, c'è anche una richiesta molto particolare che adesso vi dirò. No, non per te stavolta, mi dispiace. Allora cominciamo con Raffaele. Caro Simone, non posso fare a meno della pittura, è una passione che coltivo già da tantissimi anni. Patrizia, quando avete nominato il burraco mi si è accesa una lampadina. Ho 52 anni e ogni volta che sono in vacanza partecipo attivamente al torneo di burraco. È una passione che mi ha trasmesso la nonna. Ora è quasi una malattia. E arriviamo alla richiesta. Aia, sono preoccupato. Ho visto delle bambole meravigliose da parte d'Angelina, scusate. Ho visto delle bambole meravigliose, davvero meravigliose. Io ne posseggo due datate 1950. Posso lasciarle al signor Franco? Purtroppo ho avuto due nipotini maschi. Ma che meraviglia, Galloni, ha sentito? Io apprezzo il gesto di questa signora, ma ben venga. Allora li mettiamo in contatto, questo è proprio bellissimo, questo è un po' lo scopo anche di Siamo Noi, creare reti. Abbiamo parlato, Don Donato, di inclusione, di quanto veramente ci riempie il cuore fare qualcosa che ci fa star bene ma che aiuta anche gli altri. Lei è una passione che ci aveva raccontato, ma non si dice mai abbastanza. La bicicletta, ci ricorda com'è nata questa passione? Dunque, la bicicletta è nata perché
passando gli anni i ginocchi cominciavano a cedere. Prima giocava a calcio? Anche un po' di calcio, poi soprattutto frequentare l'Africa con lo Shalom, tante attività per il terzo mondo. E sono arrivato a Cerreto Guidi, dove c'è, è una città, chi non lo conosce, dove c'è un grande conterraneo nostro che si chiamava Leonardo. Leonardo. È un nostro conterraneo, siamo a 5 km da Vinci. E lì Leonardo bicicletta, tutti appassionati di bicicletta, nasce questa volontà di andare a bicicletta, intanto per i ginocchi e poi per stare insieme alla gente, per stare insieme a tanti appassionati, ci sono tantissimi ciclisti, zona di Nibali, tutte queste zone. Ma lei si è messo anche durante l'omelia a raccogliere le persone e dire ci siamo un gruppo, unitevi a noi. Chi vuol venire da me, pedalate, perché le nostre pedalate devono essere anche solidali, quindi raccogliamo un centesimo a chilometro per portarla ai bambini poveri dell'Africa. Questa è una cosa importante. E i miei parrocchiani ci sono stati davvero, hanno fatto il salvadanaio, hanno contato i chilometri, quello non sono io, hanno contato i chilometri e abbiamo portato intanto 1000 euro a Amatrice per il soccorso dei terremotati. Ora stiamo facendo, lì siamo in Benin, abbiamo fatto un orfanotrofio per raccogliere fondi per mantenere i ragazzi nello studio e laggiù, sostegno a distanza. Quindi un centesimo a chilometro, lo lasciamo, vuol dire che io aiuto laggiù a vivere un bambino, a crescere, a far sì che l'Africa possa sostenersi da sola e a non depredare l'Africa. Ho fatto fare proprio un salvanaio per dire che è un investimento che facciamo, un centesimo a chilometro, vuol dire che noi non portiamo via, ma portiamo laggiù in modo che l'Africa possa svilupparsi. Qui c'è tutta la sfida del futuro che dobbiamo affrontare. C'è la cosa bella che si fa anche pastorale della bicicletta, cioè? Doppio senso, si fa pastorale con i ciclisti, perché io sto sempre dietro, una volta nel mezzo, come dice Papa Francesco, in cima, poche volte, perché è difficile, mi staccano tutti. Però in fondo... Non è vero. Sì. Sentiamo da una bella pedalata. Poi resto in fondo e parlo con le persone, eccetera. Però se da una parte facciamo una certa attività spirituale con i ciclisti, dall'altra parte gli automobilisti non sono molto d'accordo. Perché noi ciclisti qualche volta siamo un po', stiamo un po' in mezzo alla strada. E allora gli automobilisti... Bisogna fare un'altra pastorale. Li ho portati a Montenero per espiare i nostri peccati da ciclisti. Andiamo ogni anno a Montenero. 150 km. È faticoso essere suo parrocchiano, però adesso onestamente richiede una un certo impegno, bisogna pedalare molto, bisogna sudare molto, bisogna stringere i denti. Ma chi ce la fa? Chi è che ce la fa? Giovani, anche persone donne, di 75 anni. Cioè il professor... Mi manca ancora un po', adesso onestamente. Possiamo farcela anche noi. E quindi si va a Montenero per espiare i peccati, ma probabilmente non ce la facciamo a pareggiare i conti con gli accidenti che ci mandano i ciclisti, perché siamo più di 100 persone. Gli automobilisti. E dico sempre, considerateci come se fossimo un trasporto eccezionale, quindi quando ci dovete sorpassare pensateci bene, siamo un trasporto lungo eccezionale, però è una cosa che consiglio a tanti, se poi la uniamo alla solidarietà è importantissimo. Ci ha convinto, lei sta partendo per il Congo adesso? Domani mattina parto per il Congo, proprio alle 5, al volo e andiamo per un problema attraverso lo Shalom dell'acqua. Portare acqua potabile in Congo perché è fondamentale, senza l'acqua è la vita. Quindi andiamo laggiù. È il bene più prezioso l'acqua. Bene in assoluto, più prezioso, perché senza l'acqua si muore. Ma unire le forze, visto che voi siete cresciuti, siete partiti in due, tre, poi insomma sempre di più, unire le forze con Don Donato e far qualcosa insieme. È un po' difficile magari lavorare mentre si fa la bicicletta. No, che c'entra, però potete mettiamo fare in modo... una carrozzina, voi pedalate, noi sentiamo... Visto che Don Donato comunque ancora i ferri della mamma. Un tandem. Io pedalo e lei dietro diventiamo scherruzza. Ancora più pericolosi per gli automobilisti poi. Però a me viene in mente anche per i bocciofili che qui c'è anche l'iniziativa di raccogliere un obolo. Bravo. A corsa si potrebbe per le partite mettere a punto qualcosa. Bravo. Si sente? Si sente bene. La sua voce cioè, magari un piccolo obolo di partecipazione senza altro, ma noi siamo collegati alla parrocchia di Santa Silvia e quindi contribuiamo pure diciamo nelle iniziative sociali con la parrocchia. Soprattutto c'è un gruppo di disabili che portiamo al circolo a passare una mezza giornata giocando a bocce. Bello. E si divertono molto. Quindi insomma l'attività sociale è già legata alla passione e all'hobby che voi praticate. Ma vedi il bene come circola? Circola. Circola il bene verso gli altri, senza contropartita alcuna.
Torniamo dalla nostra Caterina, perché oggi pronta. L'ho vista friccicarella assai, Caterina. È tornato questa tutto bene, Caterina, bene? Tutto bene, sì. Ma sì, Massimiliano, Gabriella, sì, va tutto bene, però Franco, sto cantiere onestamente c'è qualcosa che non mi torna, cosa c'è? Vieni avanti che andiamo a vedere se va un po' meglio dopo. La verità non vedo granché, vedo questa rete qui che mi dà il segnale di rinnovamento, ma a parte che diciamola tutta, sta pianta non va mica bene perché la rovinano. Beh, certo, la taglieranno, penso. Ma già quello non va mica bene. Non capisco molto di che cosa vorranno fare. Perché poi tutto è fino là in fondo, ma sì, forse vedo delle radici lì, faranno, forse le vogliono togliere. Hanno messo, vedi, hanno numerato l'albero. Ah, perché così lo censiscono. È gesto, infatti, vedi, viene numerato. Sono tutti numerati gli alberi. Però insomma sto cantiere non si capisce bene cosa faccio. No, ancora io dico la verità, non riesco a capirlo bene. Comunque. Quindi da 1 a 10 questo cantiere? Da 1 a 10 dico 5. 5, ci siamo messi male. Insomma questo cantiere Si capisce, ecco. Non si capisce Danilo, questo cantiere in effetti. Però Franco ha ragione, tu che ne capisci? Cioè io ne capisco, questo cantiere mi sembra un po' uno specchietto per le allodole. Nel senso, siccome sanno che qua ci sarà piazzetta degli Umarels, hanno messo queste transenne, hanno messo questa rete così per far vedere che ci saranno dei lavori, ma in realtà non sta mica facendo niente. Cosa dici tu? Cosa dici? Niente. Sì, insomma, forse anche per far mettervi più a loro. Mi sembra che sul Carlino c'era scritto che in autunno. Ti ricordi? Avevano scritto che in autunno ci sarebbe stata. Addirittura Franco sta all'autunno, cioè le date dei cantieri. Sì, infatti io lo imparo adesso, io beh, buono, mi fa piacere. Abbiamo imparato tutti, veramente. Io ho avuto occasione di parlare con Merola. Ah, col sindaco, adesso non tiro in mezzo i sindaci qui che non è il caso, per carità, che non si capisce. Ma senti Danilo, ma le cose più divertenti, Caterina. Tu sei anni che ti occupi di questo. Le cose... Aspetta che c'è Massimiliano che ci chiama, dici Massimiliano. Non so come dirtelo. Ma siamo già in autunno, Sì. Non so come. Hai ragione. Ma è che io penso ancora all'estate, Massimiliano. Mamma mia, ha ragione. Ha già detto, sì. Massimiliano, ma guarda che sei in autunno, Caterina. Sì. Non per dire. Vabbè, insomma, anch'io ho fatto finta di niente, però. Almeno qua i rimbambiti sono tre. Sì. Comunque, fare noto, vieni, Franco, non tirarti indietro perché anche tu sei rimbambito quanto noi. Adesso è autunno. Sì, sì. Danilo, ascolta, ma le cose più divertenti, perché ce ne sono tante nel tuo libro di cose divertenti, ma quelle proprio speciali che vogliamo raccontare un po' a tutta Italia, in cui ti sei imbattuto con questi Umarels. Ok, vabbè, insomma, una delle più divertenti è stato un giorno che hanno cominciato a telefonarmi i giornali, mi hanno detto, ma Masotti ha visto cosa è successo? Cos'è successo? E praticamente un Umarel si era sporto troppo su una buca, su una voragine, ed è caduto dentro la buca. Per fortuna non si è fatto niente, cioè, allora io titolai questa cosa Curiosity Kills the Umarel, che era una cosa, curiosità uccide l'Umarel. Sì, ovviamente non è successo niente, ma soprattutto i giornali chiesero, dai Masotti ci dica una frase, io dissi onore al caduto, ecco, questo fu uno degli episodi molto belli. Poi l'altro episodio molto bello è quello che vede protagonista comunque Franco Bonini quando è stato premiato Umarel San Lazzaro. Il comune di San Lazzaro di Savana aveva indetto un concorso nel quale chi avesse fatto la fotografia più bella gli Umarels avrebbe vinto, autentica proprio, e alla fine è successo che un Umarel, ovvero Franco Bonini, ha fotografato un altro Umarel e ha vinto il premio Umarel. Questa cosa poi ovviamente, come vedete anche adesso, ha dato una popolarità estrema a Franco Bonini, che è diventato anche un giurato di Miss Italia. Cioè, mamma mia, cioè io Franco non so, veramente sono onorata di averti conosciuto. Cioè, allora rifacciamo un attimo per le telecamere la posa, rifagliela la mossa dell'Umarel, così li salutiamo così. Vai Franco, fai la mossa. Com'è l'Umarel? Che assomiglia anche un po' a un inchino. Saluta TV 2000, Franco Bonini. Franco Bonini, l'Umarel d'Italia. Ciao grazie, da Bologna. Grazie. Mi si è commosso il Bonini in finale, sì, è bello, è stato l'Umarel d'Italia.
Grazie ancora. E chissà se altri umarell stanno scrivendo al nostro Simone, può darsi? Tanti, però non so se sono proprio umarell, però adesso lo scopriamo. La pronuncia non va bene, comunque. Come? Dobbiamo ripetere la pronuncia. Adesso umarell, poi faremo lezioni. No. Poi facciamo private, lezioni in privato. Oh, okay, lascialo vivere e respirare. Cominciamo con Mariola. Adoro lavorare a maglia e a 82 anni, segna Massimiliano, 82 anni ho formato un gruppo composto da over 70. La nostra idea è quella di prendere gli scarti per creare prodotti nuovi da donare in beneficenza. E concludiamo con Anna Maria. Io ho solo una passione, i miei nipotini. Appena posso vado a casa loro per assisterli durante i loro compiti. Potete salutarli? Ma certo, direi, no? Salutiamo Martina e Giovanni. Ciao Martina, che ci sono Giovanni. Giovanni! E viva la passione dei nonni! Don Donato, che cosa ci vuole dire? In Cerreto Guidi c'è un gruppo di donne, capeggiate da Jessica, che ha un po' il Parkinson, che ha realizzato il presepe a uncinetto. Sono più di 40 metri, tutto fatto a uncinetto, dalle case, dagli animali. Questo dagli non l'avevo mai visto, il presepe. È una cosa bellissima, unica, tutto a Cerreto Guidi. Anzi, sarebbe da chiamarla qui. Sarebbe anche da chiamarla qui, perché è una cosa. Intanto unica. Lei ci ha dato l'assist da bravo potrebbe ex calciatore. Per no, però prima voleva intervenire. Sì, io volevo solo dire una cosa, noi siamo un gruppo di persone, quindi questi progetti tipo quello dell'accoglienza dei bambini è fatto da un'associazione che si chiama Aspettando un Angelo Onlus, e abbiamo avuto anche l'onore la settimana scorsa di essere ricevuti al Senato dal Presidente del Senato, che ha voluto rivolgere un saluto, ha voluto regalare la Costituzione della Repubblica Italiana, e quindi volevo ringraziare il Presidente del Senato, ma soprattutto il Presidente dell'Associazione, Alessandro Mancini, che fa questo progetto. Mi pare che doveroso, è veramente doveroso questo ringraziamento, doveroso. Sì, perché è notevole. Dal presepe d'uncinetto, che è una cosa insolita, il presepe un po' più tradizionale. No, qui parliamo di cose serie, Franco. Anche quello d'uncinetto è serio. Non abbiamo parlato di cose serie. Ma qui il presepe, per me che sono napoletano, caro Franco... Lei si prepara due mesi prima, che combina? Quindi siamo ai preparativi? Allora, ancora no, perché devo aspettare l'evento delle bambole e poi novembre e dicembre è tutto libero. Ma in casa nostra facciamo anche la festa del presepe. Cioè? Una volta che hai fatto il presepe si invitano le persone, gli amici. Ma che bello, quanto tempo vedere prima del Natale? Sì, ma non è per un orgoglio, ci diamo gli auguri e quindi è... Ma quanto è grande questo presepe? Dove trova i pezzi? È la scrivania, guarda là, che è la scrivania che mia moglie mi dona una volta l'anno per farlo, me lo concede. E quello è il tutto, quello che a Napoli dicono lo scoglio. Lo scoglio? E lo scoglio cosa lo faccio mi ha io. Ricordato lo scoglio? E lo scoglio lo faccio io, nel sono senso che le colonne, tutto io. Mio fratello ha fatto quella... venditrice di limonate, che è quel baracchino lì a destra. Quindi mescolate, diciamo, i pezzi che trova San Gregorio Armeno a cose che realizzate voi e... Sì, i pezzi di San Gregorio Armeno sono soltanto i pastori, perché tutti si chiamano pastori, pure i re magi. Certo. Quindi certo. I pastori a San Gregorio, questo è il dormiente. Ma che bello. Ma lei va ogni anno a San Gregorio? Ogni anno. Verso che periodo? Io normalmente ci devo andare a fine ottobre, ma per questo evento non ci vado, vado ai primi di novembre. Allora, no, non troppo tardi, perché sennò non si cammina. Non si cammina, ma non si trova vieni neanche più. Vieni trascinato dall'ombra. Io devo chiedere dei consigli, perché insomma il mio presepe è un po' scarno, devo dire. Lo dico io prima che lo dica Massimiliano, se no lo direbbe per default. Lo avrebbero capito automaticamente. Tutti, insomma, lo vogliamo ampliare. Allora... Quale consiglio? Cioè, andiamo a San Gregorio Armeno quando? Come scegliamo i pezzi? Da dove partiamo? C'è da vedere che tipo di presepe c'è e quali sono i pastori più consoni. Questi sono in stile 700. Poi ci sono quelli che invece sono degli anni 70, 60. Io ne ho uno in cartapesta, l'ho regalato a mia nipote. Che bello. Ma come si scelgono? Come si scelgono? Ti senti dentro qualcosa e scegli il pastore. Il pastore che ti sceglie. Non è che dici mi manca, ce l'ho, mi manca. Anche se ce l'hai, il doppio va bene uguale. Perché è una il cosa... dormiente. Quello che abbiamo visto prima. Che storia. Il dormiente, il Signore lo sa benissimo, in gergo napoletano si chiama Benino. Benino, esatto. È quello che sogna tutto il presepe. Per cui se lui si sveglia, il presepe sparisce. È una figura fondamentale. Poesia, poesia pura. Ma lei ha contagiato i figli? I figli no. E nipoti? Mio fratello e mia sorella sì. Quindi è un modo anche di ritrovarvi e rivivere insieme un pezzo di infanzia. Masci, anche questo è una fa tradizione. Bene alla mente, allo spirito, all'anima. Ecco, questi hobby, il gioco, fanno parte di quella terza area, diciamo, di relazioni. Siamo noi, cioè il mondo esterno, e in mezzo
sia nei bambini che negli adulti c'è questa terza area che bisogna continuare a praticare, continuare a vivificare in ogni modo, perché è un diritto ma anche un dovere tenerla in piedi. No, prima quando si parlava dello scoglio, adesso io non è che voglio fare il prosaico, Gabriella, però siccome l'ha detto Don Donato mi sento, come dire, teologicamente protetto. Lei ha parlato di spaghetti allo scoglio, adesso questo è un altro hobby, quello della cucina. È un grande hobby. Ma anche quello, Don Donato, lei, anche l'hobby della cucina? Io, la cucina, sì, di mangiare. Questo è di mangiare, siete in parecchi, mi sa. Come me, perché quello è un hobby però, interessante. Ritornando al presepe, vi rubo un secondo. Non c'è soltanto da noi questo presepe in Cinete, ma tutta la città di Cerreto è tutto pieno di presepi. Ci sono più di 300 presepi, da cui uno proprio fatto da Giuseppe, che è di Napoli, grandissimo, nella torre campanaria. Una cosa unica, fenomenale. Vi invito, siamo troppo in anticipo per i presepi, non pensavo di parlare. No, ma noi abbiamo preso una redazione, hanno preso nota. Tantissimi che fanno presepi. E questo mi sembra bellissimo. Io approfitto del dottor Masci, che è qui con noi, che ci dà sempre dei preziosissimi consigli. Ecco, secondo lei, per una persona che magari ha vissuto un momento di grande difficoltà, di dolore, che insomma, ha bisogno di tornare un po' a vivere, magari una persona un po' avanti nell'età, quale può essere un hobby, una passione che insomma la fa un po' rivivere, diciamo, la distrae, che cosa consiglierebbe? Ma in genere io ho visto che le persone trovano molta vita nel dare vita. Quindi curare gli altri, curare i piccoli, curare i bambini, curare i cuccioli della vita, del mondo, degli uomini, dà molta vita, perché è vedere crescere qualcosa che, insomma, per l'anziano forse non è più una prospettiva, ma si identifica con quello che cresce e quindi acquista eternità. Quindi prendersi cura dei più piccoli. Cura. Noi ci abbiamo verso la conclusione della nostra puntata, però io vorrei ricapitolare un secondo. Vorrei capire, partendo da lei, Don Donato, perché è oggi importante coltivare un hobby, fare qualcosa per il prossimo, non vivere la propria vita isolati. Perché ti fa sentire bene spiritualmente e fisicamente. Ti fa capire che conti per qualcuno, che non sei soltanto isolato e cose. Quindi credo, dice bene, è importante prendersi qualche attività che ti faccia uscire da te stesso, e anche gli animali sono importantissimi. Ce l'ha detto il dottor Masci. Ho due cani che mi fanno confondere, però sono ti rimettono sempre in vita. Così Questa è una gran cosa. E poi uno sport in qualche modo che ti fa soffrire, perché com'è la vita? La bicicletta, se la prendi, ti fa veramente crescere spiritualmente. Perché, ma spacca le gambe in salita, Don Donato. Non ma soltanto, la fatica, i limiti servono a qualcosa. Simone, guardavi, non so se ti stanno scrivendo. No, stavo soltanto riflettendo sulla bicicletta, perché la mia deve ancora arrivare, l'ho ordinata già ormai da anni. Ah, lui ha la passione della bicicletta. I nostri bocciofili, se non faceste quello, che fareste? Insomma, quale altra passione? Io lo dico sempre ai compagni che non vengono al circolo e vanno ai giardinetti, dico, ma lasciate perdere, venite, venite che... Quindi torniamo a giocare bocce. A bocce, cioè, lei è le bellissimo. Bocce. Ma sì, le bocce è come un'altra attività, però ti permette di stare in compagnia, ti permette di metterti in competizione con gli altri durante la partita, e quindi ti dà senso alla vita. Quindi il fatto di competere ti dà sempre quella carica. Questo è il segreto. Alle Olimpiadi la chiameranno come testimonial per la disciplina. Grazie. Tranne che dalle 13:50 alle 16, ecco. Perché si può stare in compagnia con noi, no Gabriella? Quale migliore compagnia che la nostra? È una famiglia questa, siamo. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie davvero. Per essere stati con noi. In conclusione voglio rivolgere il solito appello per chi ha problemi di sintonizzazione con il nostro canale, per risolvere ogni tipo di problema e per vedere noi due, guardate qui, potete telefonare all'800 68 98 28. È andata bene, Simone? Sì, bravissimo. Bravissimo. Ho preso lezione da te. Mi raccomando. Oppure scriverci alla seguente mail, cambiafrequenza@tv2000.it. Chiamate e risolverete tutti i problemi. Non potete perdere. In modo di vederci, siamo stati in compagnia di due persone così. Cosa c'è di teniamo meglio? Qua a domani. A chi lasciamo oggi la linea? Alla telenovela Maria. Noi ci vediamo domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.
È stato un piacere come sempre.